Oggi ci troviamo qua a Ferrara, volevo parlarvi nuovamente delle trazioni alla sbarra. Allora, vediamo un attimo l'esercizio, quindi da sotto la sbarra vado a portare le mani in alto, da qui porto il petto verso la sbarra. Questa è una trazione alla sbarra e volevo un attimo dirvi quali sono i principali errori che vengono fatti durante l'esecuzione di questo esercizio. Allora, errore numero uno è sicuramente quello di non tenere gli addominali contratti, quindi non tenendo gli addominali vado a magari a ruotare con il corpo, quindi devo contrarre gli addominali, da qui il corpo rigido, allineato e porto il petto verso la sbarra. Questo primo errore che solitamente viene fatto, quindi non vado a tenere attivo l'addome. Altro errore, più o meno legato al primo errore, è quello di accavallare i piedi uno sopra l'altro quando faccio le trazioni. Quindi non tengo la posizione di allineamento e vado a fare questo. Vado ad incrociare i piedi e incrociando i piedi, quindi quando vado a fare la trazione, vado a lavorare il dorsale in modo asimmetrico. Andrò a lavorare più un dorsale rispetto all'altro. Posso fare questo, ma spesso lo vediamo fatto anche in altro modo. Sempre incrociando i piedi vado a piegare le gambe. Vediamo questo. A chi non è capitato di farlo o di vederlo? Quindi questi due errori in primis. Poi andiamo a ragionare sulla presa che devo adottare quando vado a eseguire questo esercizio. Devo portarmi sotto la sbarra, vado a alzare le mani, dove arrivo prendo la sbarra. Non devo adottare una presa troppo larga come spesso vediamo. Vedo, fatto questo, presa troppo larga perché mi va a compromettere l'esecuzione. Mentre l'esecuzione corretta prevede di portare il petto alla sbarra, se tendo ad adottare una presa troppo larga, sicuramente tenderò ad andare su in verticale, sforzando, andando a coinvolgere eccessivamente le spalle, quindi nel futuro rischiare un infortunio. Cioè questo, magari prendo la sbarra molto più larga delle spalle, vado su. Questo modo, se mentre vado su tendo a tenere troppo larghe le braccia, andrò a coinvolgere moltissimo le spalle e, come dicevo prima, in rischio che in futuro abbia seri problemi alle spalle. Questi, diciamo, sono un po' i principali errori che vengono fatti durante l'esecuzione di questo esercizio. Quindi ricapitoliamo un attimo, partiamo. Come deve essere la presa? Uno, braccia alte, prendo la sbarra e porto il petto alla sbarra. Quindi diciamo che la traiettoria non è propriamente rettilinea, ma faccio una leggera S. Da qui, allineato, cerco di portare il petto verso la sbarra. Poi, numero 2, la posizione che deve tenere il corpo. Devo essere allineato dritto, come vi dicevo nei video precedenti, pensate al plank, quindi allineamento spalle, bacino, caviglie, con l'addome attivo. Corpo dritto, non vado a piegare le gambe, non vado a incrociare i piedi. E questo esercizio, diciamo che tra gli esercizi di trazione è il principale, se fatto bene, se ci lavoro bene con un range completo di movimento, con la tecnica corretta, in breve tempo porterà ad alzare il mio livello in tutta la muscolatura di trazione. Quindi magari all'inizio parto, sono in grado di fare una, due, tre trazioni, nel giro di poco tempo, se lo faccio bene, riesco ad aumentare molto il mio livello di trazione alla sbarra. In un prossimo video andremo a vedere come curare questo esercizio, come impararlo.
spero che i miei consigli vi siano stati utili. Ci vediamo in un prossimo video e buon allenamento.